Mister Bonati, la sua squadra si conferma arcigna e praticamente impenetrabile. Oggi un gol è bastato per avere la meglio di un Casalbordino rinnovato quasi totalmente. Sì, il risultato finale dice questo, però la partita ha avuto uno svolgimento diverso, nel senso che forse oggi abbiamo subito più che in altre occasioni perché abbiamo avuto di fronte una squadra che in questo mercato e in questi giorni di allenamento sicuramente ha mostrato un'ottima organizzazione di gioco e degli ottimi elementi. E anche quelli che ha mantenuto, a me piacciono tutti i giocatori di Casalbordino, Ciafardini, De Santis, Della Penna, sono tutti giocatori di valore e che quest'anno si trovano in una condizione di classifica che ovviamente non meritano. Non vogliono essere parole di retorica, ma vogliono essere un sincero complimento a una squadra, a una partita dove il pareggio forse allora addirittura andava stretto, perché poi c'è stato anche qualche episodio nel primo tempo che poteva andare a loro favore anche dal punto di vista arbitrale. Casalbordino, dicevamo, ampiamente rivoluzionato dal mercato che è ancora in corso e noi si attendono anche altre novità. Voi lo stesso avete cambiato, ovviamente rispetto al Casalbordino molto poco, ma pedine importanti. Ma noi non abbiamo cambiato, noi abbiamo sostituito Petrarulo che è andato via dopo 5 giornate e quindi abbiamo disputato tutto un girone d'andata senza un giocatore o con un giocatore di meno, adattando a varie volte dei giocatori che hanno fatto benissimo in quel ruolo e si sono sacrificati, hanno sofferto per far conquistare alla squadra quanti più punti possibili in una situazione di oggettiva difficoltà. Poi è capitata l'occasione Tanculic, con un giocatore di passo e di forza sicuramente di livello più alto del nostro. In questo mese siamo stati bravi e fortunati con lui nel cercargli una posizione che potesse esaltare le sue caratteristiche. Deve migliorare tanto, però è sicuramente una persona che ci può dare quel passo che non abbiamo in alcuni giocatori, mentre abbiamo tante altre qualità, ma ci mancava anche l'attaccante, in primis, ripeto, con Pastorini. E per quanto riguarda la solidità difensiva, ringrazio il sacrificio che fa tutta la squadra. Non è una questione solo di difensori, ma anche di organizzazione e di volontà, soprattutto dei ragazzi.